Laura Caddeo, consigliere regionale, eletta nelle file dei progressisti, oggi qui al fianco del mondo della scuola, una scuola che è in decadenza, soprattutto in quest'ultimo periodo dove ci si lamenta per la DAD, non si sa se e quando si rientra a scuola e soprattutto qualcuno ha detto abbiamo aperto i bar prima della scuola, non si può capire. Per lei cosa accadrà? Beh, partiamo dalla DAD. E a me non piace fare subito questa polarizzazione, DAD sì, DAD no. Non è questo il problema. La DAD è utile, ma è solo uno strumento. È uno strumento che ha necessità certamente di migliorare la metodologia didattica, però in questa emergenza inaspettata ha avuto la sua funzione. Gli insegnanti hanno lavorato oltre davvero l'immaginazione perché non c'era formazione sufficiente e comunque con le famiglie a fianco si è riusciti a portare a termine quest'anno scolastico. Il problema grosso è invece la ripartenza. È vero, riapre tutto ma le scuole restano chiuse, riapriranno i cinema a breve, riapriranno i teatri e le scuole restano chiuse. Questo è gravissimo. Io non penso che alcuni settori non dovessero aprire, devono aprire tutti, però per le scuole dobbiamo fare in modo che si riparta con la massima sicurezza, ma che si riparta tutti, perché una cosa che forse si sta sottovalutando è quel 20 e qualcuno parla addirittura del 30% di ragazzi che sono finiti in dispersione scolastica già dal mese di marzo, da appena è iniziata la pandemia. È a questi ragazzi che noi dobbiamo pensare e per questo come progressisti abbiamo insistito fin dall'inizio della pandemia con interrogazioni, con mozioni, con lettere aperte all'assessore Biancarelli. Abbiamo insistito che si istituisca un tavolo, una cabina di regia, la chiamino come vogliono, ma che si occupi di coordinare la ripartenza delle scuole.